cosa che mi ero segnato da... ecco. Tu hai mai letto le tue poesie senza la musica? Che effetto ti ha fatto? E adesso te le senti, cioè, senza la musica, te le senti strane, nude? Allora, più che altro sono io che mi sento in realtà nuda. Le poesie non credo. Ok, ce lo passiamo. Credo che le poesie in realtà possano andare anche da sole. E ci sono contesti in cui la musica non si può portare, quindi per me la poesia deve andare avanti. E cioè sono io al servizio della poesia, non il contrario. Quando le scrivi, ti immagini? Quando le scrivi, ti immagini già una... Dato che c'è molta musicalità nei tuoi versi, ti immagini già una musicalità che possa seguire il flusso delle parole? Mi riferisco a questo perché in Arché, almeno, c'è un'allitterazione, una serie di R che danno il senso del crollo, della rabbia, di qualsiasi cosa che possa... C'è un tale uso di R che è veramente... ti dà il tremore, il croccante, il rumore, il fragore, c'è questa serie di R che ti dà proprio il senso del terremoto di cui parli in testa al testo. Quindi tu quando scrivi ti immagini già verso la fine o quando hai rileggi qualcosa che hai scritto, ti immagini già una musicalità attorno? A volte sì, altre volte no. Probabilmente sono una, non lo so, magari c'è una parte di me che dentro ha questa musica, però non è così cosciente, non sempre è così cosciente. Per esempio Arché, quando l'ho scritta non pensavo alla musica, ci sono invece magari altre cose che una che faremo dopo già un po' aveva la musica, cioè l'ultima sopra. Che teniamo per ciliegina autonomamente, tu ti immagini che questi versi possano già avere una musicalità che ti porta a sentire già delle note che ti immagini e poi che anche un po' modificato il tuo modo della tua scrittura, modificato anche il tuo modo di pensare, magari ha modificato il modo di porre i versi. Allora, diciamo che quelle che io scrivo pensando alla musica magari non le metterei in un libro di poesia, ecco. E invece quelle me lo sono chiesta se senza musica possono essere poesie zoppicanti, per dire, e non voglio che sia così. E per cui... Queste sono senza musica e non sono zoppicanti, questo non c'è dubbio. Infatti in realtà sono io che... cioè è più una sicurezza mia. Certo. Poi dopo almeno spero, insomma, che le parole possano andare... nel libro, le parole stampate possano stare. Poi la performance... probabilmente il fatto che siano le stesse parole non dico che è una coincidenza, però... Certo, immagino. Comunque io volevo anche dirti che la mia sezione preferita, perché gliel'ho detto anche prima, vedere se ne è questi fogli senza nome. Quelle che dici tu, con gli asteri. Quella sezione lì sono quattro poesie, anzi mi ero segnata anche una cosa. Ecco, in questa... Ah, è vero, mi sono microfonato, vabbè, ok. In questa sezione è la sezione dove io ho avvertito più, poi è una sezione mia, ho avvertito più di ogni altra sezione, visto che sono 10 più 1, la presenza dell'altro. Cioè, c'è qualcosa di fisico in questi fogli senza nome, perché tu per esempio usi la parola mani, mano e toccare in tre delle quattro poesie. C'è sempre questo desiderio di arrivare, non solo con le parole, ma di arrivare da qualcuno fisicamente. C'è l'incontro, c'è... le mani come ponte per giungere da qualche parte, per unirsi, ed è la sezione che mi ha più insomma, emozionato, anche perché c'è proprio il contatto fisico, il desiderio dell'altro e avvertire anche l'altro e espandersi, l'espansione di cui dicevo prima, non l'estensione del tempo, ma l'espansione per sentire l'altro è anche
il fatto di essere aperto, di avere le braccia aperte, di avere una mano tesa, piuttosto che stare a braccia conserte e aspettare che qualcuno venga a scioglierti il nodo. E questa cosa qui a me è piaciuta moltissimo. E poi adesso, se vuoi fare leggere, non leggete questi fogli senza nome, perché li vorrei leggere io, te lo dico. No, sto scherzando. Però ecco, ti lascio alle tue ultime. Immaginavo, perché conoscendo ormai un po' anche la tua di scrittura. E allora ho immaginato, sì, effettivamente, allora io dico, non so scrivere poesie d'amore, no? Anche se poi in realtà guardo e forse tutte le mie poesie parlano dell'amore. Però è vero che in quella sezione lì, forse più delle altre, mi riferivo a una persona in particolare. E effettivamente in tutto il libro, quello che il mio intento a livello prima di tutto personale è stato quello che dici tu, di accogliere, di sciogliere questi nodi, partire io, insomma, a prescindere da quali possano essere i nodi, non solo di relazione, ma insomma qualsiasi momento di crescita. Credo che la vera crescita, almeno per me, è stato così, sia quello. E io forse ho usato un po' la poesia e poi dopo mi sono lasciata usare dalla poesia per questo.